L'anno scorso Born Carbon Black ve l'ho presentata come un best buy. Si è aggiornata per il 2023, cambiata un pochettino. Andiamo a scoprire se è ancora un best buy oppure no. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video qui sul mio canale. Oggi abbiamo Born Carbon Black da parte di Varlion, che rappresenta in sostanza, per chi non lo sapesse, Carbon Black è la linea medio-alta, ma medio-alta in Varlion già significa, diciamo, un bel livello di racchette. Linea che è composta da 4 telai che sono LV Carbon Black, Avant Carbon Black, Born Carbon Black e ovviamente Canyon Carbon Black, laddove dalla LV che è tonda si passa alla goccia che è Avant, lei è una diamante e Canyon è ancora più diamante di lei, praticamente triangolare, ma ve la presenterò nei prossimi video e quindi andremo a vedere come si comporta rispetto a lei, perché due diamanti nella stessa linea comunque è una scelta particolare da parte di Varlion. Torniamo a lei. Lei l'anno scorso, come detto nell'intro, per me era un best buy. Perché? Perché è una racchetta diamante non invalidante, una racchetta diamante seria ma non difficilissima. Quest'anno continuerà ad essere così? Tra un poco lo scopriamo, ma le specifiche nel frattempo sono interessanti perché con una forma diamante, come detto, ha una costruzione mista fibra di carbonio e fibra di vetro, laddove la fibra di vetro contribuisce a dare una facilità superiore rispetto alle solite Varlion di alto livello. E io ripeto sempre, non vi andate ad infognare sempre nelle top di gamma, perché non sempre sono le più giocabili, e questa linea Carbon Black secondo me è sempre quella da tenere d'occhio nell'ambito di Varlion, anche perché costa praticamente la metà rispetto alle sue top di gamma, ma non vale la metà, assolutamente no, vale molto di più. Continuiamo con le specifiche. Ha un bilanciamento a circa 26,5-27, lì nel mezzo, diciamo diventa 26,5 con l'overgrip montato. In questo caso è uno dei miei overgrip preferiti, il Varlion H2O, che ricorda molto, diciamo, il Pro Overgrip di Wilson, grip conosciutissimo sia in ambito tennis e poi molto utilizzato anche in ambito padel. Come detto, la costruzione è mista, quindi non parliamo di una racchetta rigidissima. Al suo interno c'è, diciamo, un nucleo che in sostanza è un medio, forse anche qualcosa più di medio. Questo è un dato che è ripreso anche dall'ultima versione, ma in questo caso, diciamo, per quanto vi sia indicato questo soft color core sopra che può trarre in inganno, non è una racchetta soft, è almeno una media. Non è una rigida, ma è almeno una media. Costruzione hexagon per quanto riguarda l'esterno del telaio, quindi leggermente meno ingombrante in assoluto rispetto alle Prisma, che hanno quella punta, diciamo, di lato. A me non piace quella punta di lato perché toglie, diciamo, un po' di punta in battuta, si prende un po' di spazio, ve l'ho raccontato l'anno scorso in un altro video. Devo dire che lei è un attimo più armoniosa come linea, ecco, è meno ingombrante di lato, quindi la trovo un po' più filante, ecco, dal punto di vista estetico. Estetica che poi va a riprendere questo nuovo colore che è cangiante, provo a farvi vedere, ve la muovo, vedete, passa, diciamo, dalle note del grigio verde al verde, questo verde, diciamo, militare particolare. Io preferisco il colore della Avant e della Canyon. Secondo me non è un caso che Varlion abbia dato un colore più bello ad Avant e Canyon, perché indubbiamente lei è più avanti dal punto di vista, diciamo, dell'acquisto, quindi hanno voluto dare questa differenza cromatica anche, diciamo, per differenziare i telai, ma fondamentalmente hanno intervallato LV verde, Avant viola, lei verde e poi Canyon nuovamente viola, sempre chiaramente cangiante. Le trovo comunque molto belle, è sicuramente una racchetta elegante e ovviamente riprende anche, scritto qui a caratteri cubitali, il concetto summum. Che significa summum? In tanti mi hanno chiesto questa cosa già dall'anno scorso. Summum significa che prima di tutto vi è un manico più lungo e una superficie di battuta più lunga di un centimetro. Questo significa summ, significa soprattutto manico più lungo, ragazzi. Continuando con i cambiamenti e le specifiche rispetto al 2022, abbiamo un aerodynamic drilling, cioè Varlion ha dato una differente foratura alle facce. Come vedete qui il centro non è forato, questa è una soluzione che nel passato utilizzavano altre aziende, e anche Varlion, diciamo, ha cominciato a utilizzare questo tipo di foratura diversa, che sostanzialmente va a dare, al di là del concetto aerodinamico, quindi per la posizione dei fori e per la dimensione dei fori, anche una maggiore densità nel punto di battuta, che in realtà qui è forse indicato leggermente più in basso di quello che è reale, perché lei impatta meglio nella parte medio alta, ecco. Immancabile il diffusore centrale e il protettore già montato di serie, ovviamente della serie Hexagon, perché lei ha il marchio Hexagon. Per tutte il resto delle tecnologie potete visitare il sito Varlion che vi lascio in descrizione, perché sono veramente tanti, ma diciamo
vediamo, a noi interessa più che altro come va questa racchetta. E prima di scoprirlo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare sempre un grande like ai miei contenuti, perché così mi aiutate a far crescere il canale e la community. E ovviamente, ragazzi, seguitemi anche su Instagram, è fondamentale. Allora, come va questa signorina? Questa signorina è, credo, una delle mie racchette preferite. Anzi, togliamo il credo, è una delle mie racchette preferite. Perché? Perché lei è una racchetta a diamante di quelle, non posso dire giocabili in assoluto, però è una di quelle che non è totalmente difficile, che presenta un punto dolce piccolo. È una racchetta comunque molto ben pensata. La presenza della fibra di vetro qua aiuta comunque a rendere un telaio quell'attimo più giocabile, che aiuta ad avere una prestazione, secondo me, completa. È una racchetta, ripeto, non facile, ma avendoci un po' di braccio, una racchetta che regala veramente tanto. Perché è vero che il bilanciamento comunque è alto, siamo intorno ai 27 cm, chiaramente senza overgrip, già montando l'overgrip tende a scendere un poco, quindi è chiaramente, parliamo di 27 cm con il protettore montato, quindi in realtà nativamente sarebbe intorno ai 26. Quindi parliamo di una racchetta che ha sì un bilanciamento alto, ha sì delle proporzioni di diamante, incute timore perché comunque la forma così, ed è bellissima per quanto mi riguarda, ma ha soprattutto un'indole aggressiva, ma di quelle aggressive che ti portano ad essere aggressivo, perché ti consente comunque abbastanza. Ovviamente è una racchetta che taglia fuori, diciamo, il neofita, è una racchetta che taglia fuori, secondo me, l'intermedio, è una racchetta che inizia a funzionare bene da un intermedio avanzato in crescita, oppure per un avanzato che vuole una racchetta aggressiva, non difficile in assoluto. Questo è il concetto che esprime Born Carbon Black, perché dal punto di vista del controllo è messa bene, in quanto non parliamo di una racchetta reattivissima. Abbiamo detto, è una media, diciamo, per come si configura, in realtà è un po' più di media, e il suo cuore, il suo nucleo è bello denso. Lei ha quel caratteristico suono di Valion che lo faccio sentire, anzi suona un pochettino chiuso, ecco, quindi non ha un feedback che piacerà a tutti, perché è un feedback comunque abbastanza privo di vibrazioni, devo dire, e per questo la trovo anche piacevole, ma è un feedback tendente al secco, ma non un secco duro duro, è un feedback comunque che ha un suono non altissimo. Per chi ama per esempio la racchetta che faccia un boato, non è adatta, è una racchetta che bisogna capire un attimo, ma una volta capita e una volta, diciamo, prese le misure, una racchetta che funziona secondo me davvero molto bene. Anche dal fondo, perché dal fondo devo dire che sì, il punto dolce non è grandissimo, è un punto dolce non invalidante, è un punto dolce medio-alto, più o meno in questa zona qui, e per quanto riguarda il mio gioco, ad esempio, è molto calzante, mi trovo molto bene con questa racchetta, è una racchetta che mi dà tanto, sia in termini di controllo, perché devo dire che anche la superficie slice, cosa che ho dimenticato nelle specifiche, e quindi questa trama di curve, diciamo, che si vanno ad intersecare, uno può dire anche farà poco, invece no, devo dire che funziona. In generale è una racchetta che comunque restituisce un buon controllo, ha una reattività buona, non esagerata, quindi si va a mettere in mezzo tra una diamante pura ed una goccia, però lo fa comunque tenendo una densità di nucleo che restituisce un feedback personale. È un feedback sicuramente che funziona piuttosto bene, è un feedback che va comunque alla grande per quanto mi riguarda, è un feedback che funziona, secondo me, per chi ama la racchetta un filo più reattiva, indubbiamente non è adatta a chi cerca una racchetta particolarmente dura o particolarmente soft. Lei, abbiamo detto, è qualcosa più di media, non mi fate infinocchiare da questo soft color qua, perché di soft qui non c'è niente, ma solitamente in Valion, diciamo, le soft non esistono praticamente, o sono pochissimi modelli. Quella più soft nella gamma Carbon Black è indubbiamente la LV Carbon Black, quindi se cercate la racchetta proprio più soft, e anche lì per esempio Valion si è inventata la tonda un po' in stile Raptor, ma con più fibra di vetro, e vabbè, basta, no, ve ne parliamo nella recensione, sennò vi anticipo troppe cose. Per quanto mi riguarda, in generale dal fondo mi piace veramente tanto, perché è una racchetta che comunque fa il suo, sì, ha un punto dolce più piccolino rispetto ad una tipica tonda, una tipica goccia, eccetera eccetera, però non è così piccola ad esempio come una diamante full carbon. Per questo motivo è una racchetta che comunque, se le sai dare qualcosa, funziona in uscita di parete, in recupero, ha la testa abbastanza carica, non carichissima, quindi non ti va a piegare il polso in avanti, non si rende mai troppo sgorbutica nelle sue manifestazioni.
prestazioni e per questo motivo, se la sai gestire con un poco di tecnica, lei fa il suo. Certo è una pala che di indole dal fondo ti porta ad essere sempre un po' più aggressivo, ti porta sempre a ricercare molto la rete e per questo motivo diciamo io la trovo calzante perché comunque ha un discreto controllo, ha una bella potenza, potenza che va attivata, attenzione perché dal fondo non è una racchetta che ha tantissima potenza gratuita, ma ha una discreta uscita di palla. Per questo motivo si può caratterizzare diciamo in modi differenti a seconda di chi la utilizza. Sicuramente qui ci vuole un po' di braccio, è una di quelle che richiede di mettere qualcosina di braccio sul telaio per far andare la palla, non è una di quelle che tocchi e la palla va via, ma non è nemmeno di quelle che sono invalidanti che le devi strizzare. Questo mi piace tantissimo di lei, che è un po' nel mezzo a recuperare quel tipo di gioco aggressivo che nella ricerca magari dei colpi al volo eccetera eccetera, ma che dal fondo non ha però quel punto dolce micragnoso che ti costringe a fare determinati numeri per fare un recupero. Questa è un po' la sua configurazione dal fondo. Mi piace molto il feeling, questa è una nota personale, c'è chi non piacerà questo tipo di feeling perché chiaramente parliamo di un feeling che ha comunque quel rumore sordo, ecco, tipico di Vardion, che suona poco, vibra poco e bisogna un attimo capirla, bisogna fidarsi di lei quando si sta in campo, ecco, perché non fa quel boato come fanno tante, ha un rumore che comunque non ti concede sempre di capire quanto sta andando la palla e questo è un feedback che mi hanno dato in tantissimi che l'hanno provata sia durante racchette da incubo ma anche diciamo nei vari test che ho fatto fare in campo agli amici insomma che mi seguono e che mi chiedono di fare qualche test, e questa cosa è stata spesso ridondante, il fatto che non si sentisse un rumore così elevato da dire ho capito cosa fa subito la racchetta, però ci hanno messo sempre un po' a prendere le misure diciamo con questo telaio. Detto ciò, questo genere diciamo di racchetta mi piace molto perché comunque ripeto ti permette di mettere un po' di braccio e non ti costringe a mettere tanto braccio. Questo è il modo in cui lei opera diciamo dal fondo e anche un po' in generale. Poi sia chiaro, è sempre una diamante, quindi dal punto di vista del punto dolce, dal punto di vista della tolleranza non ci si può aspettare miracoli, però indubbiamente andando a prendersi le top di gamma diamante ad esempio diciamo che lei comunque è un po' più accondiscendente, ma c'è da dire che comunque è una racchetta ad esempio per quanto mi riguarda un po' più seria rispetto a racchette molto acquistate come Delta Motion, come le Veron di Babolat. Non bisogna confondere questa linea con quelle linee lì perché questa è un gradino superiore, probabilmente il punto di congiunzione ad esempio di quello che mancherebbe in Babolat tra una Veron e una Viper, anche se lei in realtà è molto più vicina al concetto di Viper senza essere secca e dura come technical, e questa è la furbizia della linea Carbon Black. Lo ripeto ancora una volta, quando guardate le Varlion buttate un occhio a lei o comunque alla serie Carbon Black, perché loro costano la metà rispetto alle top e vanno bene quasi quanto quelle in termini di potenza assoluta, ma soprattutto sono più giocabili. Andiamo verso la rete perché lì è il suo terreno di elezione, è il suo terreno preferito, ragazzi, a rete questa è una racchetta che fa tantissimo, una bella volée ficcante, controllata, la puoi spingere, la puoi lavorare, davvero molto bella sulla rete, sempre quel feedback un po' particolare col suono sordo, ecco, deve piacere da questo punto di vista, però tra le diamanti aggressive sulla rete è una di quelle più permissive, ecco, e te ne accorgi perché ti perdona anche qualche cosa che sei andata ad esagerare e fortunatamente diciamo lei ti viene incontro a darti una mano. Poco, attenzione, non fa la volée da sola, qui la volée va portata in maniera tecnica, va portata comunque fluida, con un gesto lungo, con un gesto affondato, molto spesso bisogna attivarla, questo è il concetto alla base di questa racchetta. Se c'hai un po' di tecnica allora ti puoi divertire con lei, se non c'hai la tecnica, se è molto più artigianale, ti punisce dal primo all'ultimo momento. Torniamo alle volée, ripeto, molto belle, ha una bella potenza, molto progressiva sui colpi al volo perché man mano che sali tu con la spinta lei non smette mai di aumentare la sua potenza. Molto spesso sapete che con le pale magari un po' più soft arriva ad un certo punto che è inutile tirare più forte, lei non è di quel tipo, lei è del tipo che ti concede comunque di salire ancora con la potenza e di avere tanta potenza a disposizione sui colpi al volo. Molto bene su Vibora e Bandeca, forse sulla Bandeca un po' meno perché comunque vuole essere un po' più attivata, quindi ti rendi conto che diventa un attimo tecnica, ecco, sull'utilizzo della Bandeca perché comunque vuole un movimento fluido e comunque ampio
esempio, se ti tiri un po' il braccio indietro, ti frega, ti dice guarda che stai facendo, e quindi in quello ti avvisa. Ed è anche per questo che ritengo che sia anche un telaio con cui crescere tecnicamente, perché comunque quando sbagli qualcosa ti fa capire che stai sbagliando e quindi ti tiene sul pezzo, ecco. E è una bella nave scuola dal punto di vista, diciamo, delle racchette a diamante. Se cercate una prima diamante veramente seria, lei può essere la soluzione. Vibora, come sapete, mio colpo preferito, lei lo gioca benissimo, ha una bella potenza, una grande uscita di palla per quanto mi riguarda, senza doverle dare tutto braccio, quindi ritmo medio alto già esplode, già tira forte, si concretizza in una vibora comunque potente e con una presa di spin che non posso dire pazzesca. Questo forse è un po' il limite della versione 2023 rispetto alla 2022. La 2022 aveva un nido d'ape che funzionava meglio secondo me, ma era anche un filo più morbida la 2022 rispetto a lei, per cui ingabbiava meglio la palla quando la andavi a prendere in maniera più blanda. Con lei devi forzare un attimo di più lo spin. Questa è un po' la differenza tra 2022 e 2023. Fermo restando che parliamo di dettagli, perché il telaio di base in sostanza è più o meno lo stesso. Però io ho gradito particolarmente questo nucleo e questa foratura che ha dato un feedback un poco più vicino alla serie Prisma, un poco più denso ancora, ma parliamo, ripeto, sempre di dettagli e non di stravolgimenti. Andiamo sugli smash, dove smash piatto, devo dire, molto interessante. Lei, pur avendo un bilanciamento comunque piuttosto alto, non è altissimo ma è piuttosto alto, non ti piega il polso, quindi la riesci a gestire bene. Non è di quelle che ti piega il polso e ormai sei andato giù e sei andato giù e non la riesci più a gestire, anzi ti permette comunque una buona gestione del polso sugli smash, che sia piatto o che sia ad esempio in kick. Non ho una preferenza, diciamo, tra i due colpi, devo dire che li porta bene entrambi, entra velocemente in aria. Bisogna fare attenzione al fatto che sì, si sente la testa un po' più pesante rispetto al solito, ma molto spesso è più veloce di quello che ci si aspetti. Ho lisciato qualche colpo proprio perché la racchetta passava al di sotto, diciamo, della palla molto velocemente, e quindi l'ho dovuta un attimo, diciamo, rallentare e portare in maniera più concreta, trovando però una buona potenza anche da quel punto di vista. A regime medio-alto, lei, per essere una diamante con un bilanciamento così alto, devo dire che esplode piuttosto bene, quasi gratuitamente. A regime medio-alto ti dà una bella amplificazione di potenza. Poi sì, anche a regime molto alto riesce a rispondere ancora più potente, ma devo dire che trovandole il ritmo giusto a regime medio-alto o poco più, è inutile strafare, perché da quel punto di vista comunque è una racchetta generosa. Ovviamente la potenza non è così elevata, ad esempio, come in alcune full carbon. Se prendi ad esempio la Born Prisma, la versione Mac Youngas, della quale trovate la recensione qui sul canale, chiaramente la Born Youngas ha un'altra potenza rispetto a lei, però lei si piazza comunque molto bene, non meno di tante full carbon sul mercato ed anche parecchio blasonate, per cui vi dico ancora una volta: occhio a Born Summon Carbon Black se cercate una diamante, una prima diamante seria, una diamante seria per tutti i giorni, che non sia invalidante, che non sia pesante e soprattutto che non sia una spacca braccio, perché uno dei suoi grandissimi pregi è quella di non essere una spacca braccio. La fibra di vetro inserita qui dentro insieme al carbonio vanno a dare proprio questo grande aiuto. Sono tutte rose e fiori? No. E infatti andiamo a vedere perché comprarla e perché no. La comprei per la sua potenza quasi facile e per il fatto che comunque sia una racchetta bilanciata su, ma non pesantissima di inerzia, non è un mattone come le sorelle Prisma, e questo è un grande pregio. La comprei per le finiture, perché onestamente tra la serie Carbon Black e la serie Prisma le finiture della Carbon Black secondo me sono superiori. La comprerei per il prezzo, perché qui parliamo di un telaio che su Padel Guru attualmente è 230 euro circa, al quale potete aggiungere il mio sconto ovviamente, quindi vi invia in sostanza a meno di 220 euro per una racchetta Varlion di alto livello, perché ripeto, la serie Carbon Black non è una racchetta media, è almeno da considerarsi una medio alta, e in sostanza ne comprate due al prezzo di una Prisma, e lì attivate il cervello, probabilmente è più sensata lei che la Prisma. Non la comprerei se cercassi la potenza assoluta, perché lei comunque è piuttosto potente, ma non è potente chiaramente quanto
una Mike Youngas, quella spinge indubbiamente di più. Non la comprerei se cercassi una racchetta molto tollerante, lei tollera il giusto, è sempre una diamante e lo fa valere durante il gioco. Ci vuole tecnica e ci vuole comunque un po' di precisione per utilizzarla. Non la comprerei per forse quello spin, perché lo spin bisogna mettercelo in maniera tecnica. Se cercate una racchetta che aiuti anche nello spin, devo dire che la versione 2022 con il nido d'ape dava qualcosa in più. Devo dire che qui si è diventata un po' più gnorri sullo spin, ci si riesce sempre a dare, però diciamo che bisogna concentrarsi un po' più sullo spin per farlo risultare efficace, ecco. E non la comprerei se non avessi la tecnica giusta per adoperarla, perché badate bene, ho detto che sia più facile rispetto a tante full carbon, ma non è una racchetta facile in assoluto, è una bella nave scuola, se sbagli te ne accorgi subito. Bene ragazzi, lei è disponibile presso il mio partner padelguru.it, dove come detto avete il mio sconto ulteriore del 5% e vi invia secondo me ad uno dei prezzi che la rendono un best buy assoluto del mercato. Tra le diamante in assoluto lei è un best buy, lo era nel 2022, lo è anche adesso nel 2023, è diventata, per chi me lo chiederà, un filo più potente, secondo me anche un po' meglio connessa diciamo alla palla, ma perde un pizzico di spin. Questa è la grossa differenza che c'è tra l'anno scorso e quest'anno. Però parliamoci chiaro, in un mercato in cui i prezzi sono veramente impazziti, perché ragazzi quando si va verso i 380 euro, 350, 360, 370, io per 380 euro pretendo che mi diano anche il braccio del giocatore che in teoria utilizza quella racchetta insieme alla racchetta, ecco. E poi mi aspetto anche che le finiture siano perfette per quelle cifre, cosa che spesso non capita. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video e vi ringrazierò sempre per il vostro supporto. Oltretutto seguitemi anche su Instagram, dove vi anticipo sempre tutti i miei contenuti e dove facciamo spesso domande e risposte, e lo so che vi piacciono tanto, per cui seguitemi anche su Instagram e non ve ne pentirete. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.